tutti amiche e amici, bentornati e bentrovati nel canale di Mamma Formica e Gigiolino. Oggi un breve video svuota la spesa, detersivi. L'altro giorno siamo andati a fare la spesa in un cash and carry e ho deciso di fare un po' di shopping anche per quanto riguarda i detersivi. Vediamo insieme cosa ho comprato. Perché essendo prezzi all'ingrosso ovviamente non rispecchiano la realtà dei prezzi dei negozi normali. Allora andiamo a vedere insieme cosa ho acquistato lo smac sgrassatore disinfettante. Io mi trovo davvero molto bene, mi piace l'odore e pulisce bene le macchie e tutto quello che si vede in le macchie che si vedono in giro. Poi ho preso uno shampoo Pantene linea classica. Ho deciso di cambiare un po' lo shampoo, ho voluto provare questo, ha un bellissimo profumo, infatti una volta che ho finito di lavare i capelli facevano davvero un profumo meraviglioso. Poi ancora ho preso due confezioni di detersivo per i piatti, ho preso il verdello più perché era quello che costava meno nel rapporto qualità-prezzo. Mi trovo bene con questo qui, anche se non è una marca molto conosciuta. Poi ho preso un Glade Automatic Spray, che sarebbe un deodorante per la casa, con all'interno già la ricarica, come vedete. Adesso lo accendo, lo chiudo. Lui dà uno spruzzo di profumo. Poi andremo a posizionare sul mobile del soggiorno. Poi ancora ho preso un detersivo in polvere sole lavatrice. Prendo queste nelle buste più piccole perché io, per quanto riguarda la lavatrice, uso spesso, quasi sempre, il detersivo liquido, tranne che per lavare asciugamani e lenzuola, che uso questo qui in polvere affinato ad un ammorbidente. Questa volta ho scelto questo qui extra profumo di mare della Mon Amour. Lo andremo a provare non appena andremo a fare la prossima. Facciamo la busta perché non riesco più a muovermi. Poi ho acquistato un panno per lavare a terra. Ho deciso che laverò il marmo con questo e l'alcol, perché è l'unico modo in cui il pavimento mi viene più lucido, perché quando lo lavo con il mocio e con il detersivo per lavare a terra mi rimane strisciato. Poi ancora ho preso un altro smac, questa volta ho preso lo sgrassatore per il bagno, appunto per pulire il bagno. E infine ancora ci sono un detergente intimo Cilli antibatterico. Costa qualcosina in più rispetto agli altri, ma è molto buono sia come profumo che come detergente e anallergico. Ed infine ho preso la confezione doppia di Ace WC Candeggina. Questo ne consumo tantissimo. Questa è la mia spesa dei detersivi. Più o meno speso intorno ai 15 euro, perché il detersivo dei piatti costava intorno all'euro e qualcosa, questo 3 euro, 2 euro e qualcosa, 1 euro, 2,50 euro, 2,20 euro, questi non mi ricordo, comunque speso intorno ai 15-16 euro per i detersivi. Questa è tutta la mia spesa. Spero che questo mio svuota la spesa vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a seguire il canale, mettete like e commentate. Poi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Adesso vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!